Siamo pronti? Siamo pronti. Ci siamo? Sei pronto? Guarda che questa è l'ultima settimana. Questa è l'ultima, dobbiamo farla come si deve. Devi dare il meglio, il massimo di te. Il massimo, ma anche il Giuseppe. Lasciamo perdere, no, già cominciamo. Già cominciai male. Segnatevi il 346 8724 877, oppure alla Catalla Official Fanpage scriveteci quale titolo possiamo dare alla versione estiva di Alla Catalla. Buongiorno Alessia. Buongiorno a tutti. Come va? Cosa hai fatto, grazie, questo weekend? Sono stata al mare. È stata al mare. E tu preferisci la sabbia, gli scogli, le cutulisci? Gli scogli. Oh, Alessia è venuta a parlarci di domusbet.it. Sei andata al mare, hai messo la canotta di Alla Catalla? Ovviamente mi raccomando, sì. Perché sono le canotte e le magliette che sono state offerte da domusbet.it. Quest'anno conto di fare un bel po' di giochi per dare un bel po' di premi nella versione estiva di Alla Catalla. Esatto. Quindi seguiteci. Hai già perché in mente qualche gioco? Ho già in mente qualche gioco. C'è per esempio quello che si chiama Spoglia Gianfranco. Fantastico, ecco. Fantastico. E poi c'è anche, e cosa si vince con questo? Poi c'è anche gioco? Colpisci Gianfranco con un martello. Colpisci Gianfranco è quello più difficile, perché insomma per beccarmi, allora Gianfranco dire... praticamente ha uno spazio di 1,50 m per muoversi e lì deve schivare le martellate che almeno 80 ascoltatori insieme devono lanciargli. Allora, ciao ragazzi, sono Pietro Ibrahimovic, per me sarebbe bello Catalla Beach, che fa rima appunto con Ibrahimovic, capito? Scattiato completo, vabbè. Alla Catalla sotto Picuro Sole, vi piace Vittorio da Catania? Alla Catalla sotto Picuro Sole. Male, non male. No. Vabbè, buongiorno ragazzi, PDiri ragazzi, mette fra parentesi. Che ne pensate di Playa Catalla? Playa Catalla non è male. Vabbè, in ogni caso, 12 e 12 minuti, la prima canzone dei cartoni di oggi ce la siamo sentita, più tardi ne ascolteremo altre, sempre in diretta dal Parco Commerciale Le Zagare su Radio Fantastica con Alla Catalla. Gianfranco Comis, Giuseppe Castiglia fino alle 14. Questo è Alex Britti. Oh, intanto Roberta Lecci dice Summer Catalla, proprio Summer Catalla. Simpatico anche Playa questo. Catalla, Summer Catalla. Maria Rosa Pellegrino, Alla Catalla Beach, e se ne esce così, capito? E ancora Fabrizio Alberti, Alla Catalla Summer, Alla Catalla Azzurro, Alla Catalla Caballa. Baci e abbracci da Fabrizio e Valentina. Ci vediamo lì d'Azzurro il 15 luglio con brioche e granita. PS, che gusto preferite? Tu come sono combinato? Ananas e pesca. Ananas e pesca, che poi ci viene il sciaugio e le chiede più. Ma tu l'hai mai assaggiato insieme? Ma ti prego, ananas e pesca da Ferrara, una brioche, mi sa cosa, che immaginetta da parte mia. Vabbè, per diventare compari di San Giovanni, due coppie formate da marito e moglie l'una, marito e moglie l'altra, devono farsi questi regali. La moglie di una coppia riceve dal marito dell'altra coppia una rasta di basilico. Oh, di basilico. E fin qui ci siamo. La moglie, in questo caso, però, deve ricambiare all'amico con uccizzolo. Perché uccizzolo? Perché riceve una rasta di basilico e deve regalare un cetriolo. Esatto. Hai capito? Okay. E altrettanto fa la moglie di quello che è al contrario. C'è questo capito? Scambio praticamente. È uno scambio di cicciola e balicicò. E non così lo sapevo, si instaura cosa. Il comparato del San Giovanni, lo pazzesco. Sapevi tu? Questa è una cosa che ho imparato oggi praticamente. Certo, siamo comparato San Giovanni si dice, quindi oggi si fa questo, oltre che fare gli auguri a tutti quelli che si chiamano Giovanni, ci mancherebbe altro, tanti auguri, glieli facciamo? Auguri, auguri. Selse limone alla Catalla, dice Nico. Come ti pare? Selse limone e alla Catalla. Selse limone alla Catalla, non mi convince moltissimo. Valentino e Alexandra dicono alla Catalla Summer, poi alla Catalla Blue Beach. Blue Beach perché c'è il lido azzurro, hai capito? Dice Silver. Blue Beach. Oh, sono già le 12.50, lo sai da dove lo capisco io? Perché alle 12.50 passano loro che vanno a mangiare, cioè praticamente sono automatici, alle 12.50 i picchi vira e chianare da qua, Caruso può cascare un monno, chiedo se non mangia, chiedo c'è quello... sempre quel gesto, no, così, del caffè, no? C'è un coppo che ti fa una parte, volete il caffè, disonesto? Siccome lui sa che non lo possiamo prendere adesso... Cacetto, qua travagliamo, mi pare che siamo come a voi. Però lui intanto si fa vedere, capito? Certo, lui si fa vedere. Apposta, si fa vedere ma apposta. Ma chi come nao, Kido? C'è una maglia per sembrare più magro. E per sembrare più sta magro. Facendo la prova costume lui, capito? È la prova costume. La allora, prova costume questa qua. Per sembrare più magro, piuttosto che avere una maglia con addirittura qualcuno stampato di magro, addirittura c'è uno scheletro.
Il suo scheletro, esattamente, bravo. Il suo scheletro non è esattamente così come lo vedi nella maglia, eh? È addosso magari l'ossa, che esatto, sì. L'ossa magari l'ossa. Vabbè, detto questo, 12.50, dicevo, in questo momento ci state guardando su Sesta Rete, state vedendo le belle riprese di Tony Etna e soprattutto state partecipando a quello che è per noi una sorta di sondaggio. Dateci un titolo per la trasmissione estiva, quella che più preferite, no? Per esempio, il titolo del programma estivo potrebbe essere Estate con Alla Catalla, dice Lucia. Estate. Estate con Alla Catalla. Estate, sì. Significa restate. Restate. E vabbè Gianfranco, erano canzoni semplici, capito? Cioè, che odore di castagna al fuoco, se tu ne hai voglia te ne prendo un po', è molto romantico, no? Ma la cosa bella qual è? Che questo si accorge improvvisamente che lei sta vunghiando de panza, no? Sì. E non capisce se sono i castagni di prima o se è incinta. O c'è stato quel fatto prima, e da cosa prima, lo esatto. Capisce che sta perdendo un buttone d'occa cappotto, capito? E sono assattata avanti a chiesa, quindi sono scappati di casa, sì. Lei è rimasta incinta. La fuitina, come si esatto, suol dire. Sì, ma la fuitina, andarciglionano. Non si vira la panza unghiata già. Lui si rende conto che lei aspetta un bambino e dice: vabbè, adesso facciamo una cosa. Torniamo da tuo padre e sì. Speriamo che ci perdoni. E hai poi sentito il padre? Invece no? È pistolettate, certo, il padre ci abbiamo fatto, capito? Esatto. Poi ancora, belli freschi alla Catalla Summer Edition, dice Simone Sorrentino. Antonino dice: Mare Peppe, ti voleva dire se i maglietti c'è la misura XXL. Guarda, è quella che ho indosso io oggi, XXL. È proprio questa, ma peraltro è pure finita, quindi devi aspettare la prossima infornata. Tu fai la trasmissione tranquillo, io sto certo. Fumando, spurugghiatilla tu, Alla Catalla con Gianfranco Comis. È un disgraziato, se n'è andato, mi ha abbandonato. Ma dai, ma torna, aspetta! Io devo dire a Pippo il Matelico di imbaiarlo, perché veramente io non lo sopporto più, non so più cosa fare con questo ragazzo, veramente, è un bagliolo. Ed è tranquillo, e se n'è andato fuori mi ha lasciato solo, non lo so, voi... Tony Etna, mi vuoi fare da partner almeno tu? Oh. Tony Etna, abbassati il microfono, che si indappo. No, mi alzo oh. Io, che è meglio. Allora, dico, è un disgraziato. Signora, ci può dare in coppi scupa, per favore? Ma non torna, se ne sta andando proprio. Se ne sta andando. Io direi di ascoltare un'altra canzone, sì, che fosse la meglio cosa. Anche perché molte persone in questo momento stanno cambiando stazione radio, stanno cambiando anche canale in TV. Per cui io direi di ascoltare l'ultimo di Greta, L'estate, eccolo qua. Sei un cannarozzone. Ma può prestare la scuba per voi? Lasciato solo per 2 minuti e si è perduto. Cosa no, ha messo al massimo Greta? Mi sono difeso però. Gianf, dobbiamo anche il caldo mare. Ci chiama. Hai visto che siamo no, guarda, bianchi? No, guarda, io non ci vado. Ci lavota e fici danno. Quindi... Sa bruciavo vivo esatto. E poi scucciavo come scussone. Avete presente quando lo scossone, che non è uno Tonietta, scossone, vuoi vedere, vuoi far vedere qua i nostri amici? Lo scossone è la biscia, ecco. Guarda un po', hai visto? Lui si è ha cambiato pelle come la biscia perché si è bruciato al so, Caruso ancora è ustionato. Avete presente quei film di Fantozzi quando lui si ustiona? Uguale, identico, vi giuro, non ve lo faccio vedere in televisione perché sennò vi impressionate. Gianfranco Comis e Giuseppe Castiglia tornano domani con Alla Catalla, sempre domani. Puntuali alle 11. Ciao! Ciao Ivana! Caruso, è finito il programma e il signor Castiglia non mi fece il canale.